Seconda partenza di giornata, quella riservata alle categorie A4, A5, A6 dalle categorie femminili. Eccoli qua gli atleti che vanno a lasciare la zona di partenza. Seconda partenza. Quindi andremo a seguire anche questa sintesi con le nostre telecamere in moto per raccontarvi questa seconda partenza quindi del trofeo Svetlana Bubnenkova, seconda tappa del Memorial Lenzo Lenzi, seconda tappa del campionato provinciale di Prato per quanto riguarda la Lega Ciclismo WISP. Si parte, il percorso è il medesimo, quindi un percorso interamente pianeggiante che però, come abbiamo visto in precedenza, non ha mancato di regalare emozioni, grandi emozioni, in quanto c'è stata battaglia sin dalle prime battute di corsa e verosimilmente sarà così anche in questa fase, in questa partenza, perché gli atleti poi sono coloro che fanno la durezza o meno del percorso, indipendentemente dal profilo altrimetrico di una manifestazione. Organizzazione a cura del team Ziraf, prova valida come quinta tappa del circuito metropolitano Firenze, Prato e Pistoia. Un bel gruppo di partecipanti anche in questa seconda partenza di giornata. Gruppo di partecipanti che sfila di fronte alla nostra telecamera e che si appresta quindi ad entrare nel vivo della corsa. Ritroviamo gli uomini con adesso... Catena, località Catena. È al decimo chilometro di gara, vedete una prima avanguardia del gruppo, ma il plotone è vicinissimo alle loro spalle e adesso è compatto. Si pedala comunque molto forte, sin dalle prime battute l'andatura è stata subito molto sostenuta, sembra esserci un forte controllo da parte del gruppo, lo si percepisce, vedete come spesso gli atleti si voltino. Adesso c'è un tentativo di allungo, si tratta del dorsale di gara numero 319, vale a dire Jimmy Girolami della Tricycle. Eccolo inquadrato dalle nostre telecamere, ecco Girolami della Tricycle che sta pedalando in questa fase di gara in testa con un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo, margine che comunque per il momento è davvero risicato. Abbiamo seguito proprio il momento dello scatto di il corridore della formazione Tricycle, adesso viene raggiunto da un altro atleta, il dorsale numero 332 Fabrizio Convalle della BBM Baldo Stefano, ma praticamente tutto il gruppo si sta riportando sul corridore al comando e possiamo definire un gruppo compatto, anche se adesso prova ad allungare il dorsale di gara numero 5, si tratta di Giovanni Ruscillo della Sport Group ASD, gruppo che come vedete viaggia praticamente compatto dopo circa 12 km di gara, e lasciamo sfilare il plotone di fronte alla nostra telecamera in moto. Ritroviamo ancora una volta il gruppo compatto anche in questa fase dopo 42 km di corsa, a differenza degli atleti più giovani qui stiamo assistendo ad una gara molto più controllata con, come percepiamo bene, il gruppo che lascia davvero poco spazio ad ogni tentativo di allungo e che praticamente continua a viaggiare compatto in queste fasi centrali di corsa. Vi ricordo che in totale i chilometri da percorrere sono 75 ed il gruppo sta continuando a viaggiare compatto, quindi niente da segnalare. Adesso c'è un rallentamento nel plotone, ma praticamente l'andatura rimane molto sostenuta in questa fase. Ancora maglie della Tricycle nelle prime posizioni del gruppo a spingere e a dettare il ritmo con il plotone che adesso si allunga in fila indiana. Andatura molto molto sostenuta in questa fase. 44 km di gara percorsi e percorsi ad una gran bella media in questa edizione numero 2 del trofeo Svetlana Bubnenkova. Quinta tappa del trofeo metropolitano Firenze, Prato e Pistoia. Il plotone sfila ed entra in questa rotonda ancora compatto, niente da segnalare quindi, e ritroviamo ancora una volta il gruppo compatto, chilometri di gara percorsi 54, niente cambiato rispetto all'ultimo rilevamento. Il plotone
continua quindi a viaggiare in condizione di gruppo compatto. Ancora gli atleti della Tricycle nelle prime posizioni del gruppo a spingere, a tenere alta l'andatura. Ovviamente c'è l'interesse probabilmente di questa formazione di concludere la prova allo sprint. Vedremo se sarà una volata o meno a decretare il vincitore in questa seconda partenza, dopo che nella prima abbiamo assistito ad una vera e propria battaglia che ha visto gli atleti arrivare al traguardo, nonostante il profilo altimetrico del percorso sostanzialmente piatto. Atleti che sono arrivati sul traguardo in diversi gruppetti. In questo caso invece il gruppo si è mantenuto sostanzialmente compatto nelle varie fasi di corsa. Adesso che siamo a meno di 20 km dalla conclusione, non cambia la situazione. Vede ancora il gruppo compatto lanciato verso il traguardo finale, lanciato verso l'epilogo del trofeo Svetlana Bubnenkova. Ed il pubblico è già in attesa della conclusione della corsa, dove andremo a seguire con le nostre telecamere, andremo a vedere se sarà o meno un epilogo allo sprint. È pronta anche la giuria, è pronto anche Giampaolo Mancini della Lega Ciclismo Wisp di Prato, ed è la volata allo sprint con Fabrizio Convalle della BBM Baldo Stefan, che vince la prova assoluta, vince anche nella categoria 4 di fronte a Graziano Papi della Agliana Ciclismo. Terzo nella categoria 4 è Alberto Lamberti del Team Vallone. Quarto Adriano Casagrande della Baldo Stefan, BBM Baldo Stefan, e quinto stessa formazione per Enrico Burchetti. Categoria A5 abbiamo Otello Lamberti del Team Vallone che vince di fronte a Giovanni Ruscillo della Sport Group ASD. Terzo Tiziano Lenzi della Lenzi Bike, quarta posizione per Massimo Sottili della Lusatti, quinto è Daniele Fondelli della Cicli Puccinelli. Categoria 6 che ha visto il successo di Massimo Lari della Cicli Puccinelli davanti a Roberto Frassi della TBF e Luigi Daddi della Ciclistica Prato Calo. Nelle categorie femminili abbiamo registrato il successo di Svatiana Stajuskara della Agliana Ciclismo, mentre questi sono gli atleti del Team Ziraf che posano assieme a Svetlana Bubnenkova al termine della corsa. Andiamo la linea a Marco Lucchi per le interviste. Svetlana Bubenkova, questa mattina la partenza nella gara organizzata dalla Giraf. Tanti atleti al tuo secondo trofeo. Sì, mi è piaciuto tanto che è venuti tanti atleti e io sono contenta, faccio organizzare la seconda gara e poi lo vedo che tutti la piacciono, così il Prato deve fare un po' di gare, non è solo per donne, per uomini, anche per amatori. Poi penso che prossimo anno faccio anche per allievi. Certo, sei partita con il tuo gruppo di pulcini, diciamo così, con le ragazze junior, con tua figlia, e il prossimo anno so che ci sarà anche un salto di qualità, si arriverà anche alle donne elite. Sì, ora ci alleno io la esordiente, allievi e la donne junior. Prossimo anno c'è un progetto che forse facciamo anche la squadra donne elite, però non è sicuro, però il progetto ce l'ha, e per questo noi partiamo tutto così, prepariamo un po' per l'anno dopo. Dopo tanti anni di bicicletta la passione non passa mai, la domenica bisogna salire in bici. Quelle sì, sempre vado in bici, però non è il corro già come professionista, ma corre sempre con ciclismo. Certo, allora appuntamento per gli sportivi al prossimo anno per il terzo trofeo. Prossimo anno ci vediamo, però io voglio più fare gare per bambini, perché anche l'amatore c'è tante gare, gran fondi, tutto così, però per allievi, donne junior non c'è nulla a Prato e vogliamo fare un po' vedere, forse insieme partire con amatori. Certo, è una giusta causa quella tua, per quella di promuovere il ciclismo femminile e il ciclismo giovanile, più che altro per riavvicinare i ragazzi allo sport, a questo sport della bici, perché è sempre più difficile sulle strade transitate. Io voglio tanto che la crescano le donne, anche gli uomini, però più di donne, perché quando ho partito io 15 anni fa
la Giro d'Italia, noi fatto la maglia di stranieri, ora partono Giro d'Italia, fanno una maglia di italiani, che il ciclismo un po' abbassato, per questo vogliamo un po' portare là sopra la donne e i piccole ragazze. Bene, allora ti auguro un buon lavoro e un grande in bocca al lupo. Grazie. Andrea Carlesi e Marcello, organizzatore del trofeo Fiaschi. Questa mattina gara di cicloamatori qui a San Giusto, organizzata dal team Giraf. Tanti atleti al via, credo che tu sia contento per questa mattinata di sport. Contentissimo, sono circa 200 e passa atleti che vengono da quasi tutta la Toscana. È un circuito importante su 4-5 prove, tra l'altro stamani si assegnava la maglia di campione pratese, e insomma è un orgoglio in più per noi e tutto. Un'organizzazione perfetta, un bel circuito anche oltretutto e credo anche dei vincitori molto importanti. Sì, intanto sono venuti tutti a ringraziarci per anche lo stato delle strade e da come è stata organizzata, e questa è la cosa che ci riempie di gioia, perché giustamente la sicurezza è quello che ci interessa più di tutti. Si sono divertiti su strade nuove, su un percorso adatto a tutti, grandi vincitori perché venivano tutti a Toscana e c'erano campioni italiani, campioni toscani e si giocavano le maglie del giro. E poi un numero importante per smuovere un po' anche l'attività amatoriale. Secondo trofeo Svetlana Bubenkova, Svetlana, abbiamo parlato prima, sta lavorando molto sui giovani, credo che sia la strada giusta per riportare il ciclismo un pochino più in alto. Certo, bisogna ricominciare davvero come stanno facendo in Russia da anni, prendere i bambini come abbiamo fatto noi, come Svetlana ha fatto questa scuola dove esordienti, allievi, li tiene tutti uniti. Anche oggi potevamo andare a fare una corsa, ci dispiace non essere andati a San Casciano perché è un amico l'organizzatore, però li ha voluti tutti qui con noi per ricordare, per fargli fare ancora più gruppo, perché stando insieme, poi un giorno sarà il loro futuro se avranno voglia. Sicuramente c'è un progetto per il prossimo anno, si può anche dire, molto probabilmente si ritornerà alle donne elite. Cioè, noi abbiamo già le donne elite, abbiamo già la Boiasca che con altre due ragazze che non sono state ufficializzate stanno già gareggiando, ha vinto la corsa a crono la Boiasca scorsa settimana a My Cup, oggi ha una gara molto importante del calendario UCI. E Buba farà logicamente il direttore sportivo, e con le due o tre russe che vanno per la Magione, che sono le più forti in russe, ricostruirà questa squadra, però prettamente saranno di categorie italiane con le nostre junior che a giugno faranno le stagiste e poi l'anno dopo passeranno definitivamente prof. Ci saranno dei ringraziamenti al termine di questa nostra chiacchierata da fare per questa mattina? Sì, io ringrazio intanto tutte le gente che sono intervenute, perché tante persone, c'era quasi 200 persone sull'arrivo, che si vedono per le corse delle junior, dei dilettanti, e per gli amatori non si vedono. È un posto questo dove il ciclismo a Prato è nato praticamente. Qui c'era il famoso Mazzoni che organizzava corse, aveva una delle prime scuole di ciclismo, una delle prime squadre, per cui mi sono sentito, avendo la sede qui, di riorganizzare, di riportare alla luce una corsa per amatori quest'anno. Il prossimo anno sarà sicuramente per una categoria di federazione. Sicuramente, allora appuntamento per il prossimo anno al terzo trofeo Svetlana Bubenkova. Quello sicuramente, poi abbiamo anche il 13 settembre la Gran Fondo Svetlana Bubenkova, che sarà una cosa un pochino più grossa, che anche quella sarà la quarta edizione. When everybody's still at my door, I'll find you day, door, I'll find you day.